Parte da Bobbio Pellice, la serie estiva dei venerdì dal sindaco. Continuiamo ad andare alla scoperta dei piccoli comuni del territorio della città metropolitana di Torino, ma lo facciamo con un taglio più turistico. Andiamo a scoprire nelle nostre vallate qual è l'offerta, che cosa si può vedere, che cosa si può fare, quali sono le offerte per le famiglie, per chi ama la natura, per chi ama l'arte, per chi ama l'escursionismo. Bobbio è un comune sicuramente a vocazione turistica, nel senso lo è sempre stato e ha continuato a mantenere questa sua tradizione di accoglienza su un turismo definito, come era già allora, di villeggiatura. Bobbio è un comune di circa 550 abitanti, a 750 metri circa di altezza, che ha però un territorio che, non devi ingannare il numero di abitanti, è estesissimo, abbiamo quasi 100 km di territorio attorno a noi. Quindi è un territorio che offre tantissime cose, difatti Bobbio è anche molto ricercato per l'escursionismo diciamo in quota, dove abbiamo 4 rifugi e più ne abbiamo un quinto in, diciamo, un po' più a mezza altezza. Ci sono moltissimi sentieri, ci sono moltissime possibilità di escursione a livello, cioè di varie difficoltà, quindi partiamo dall'accoglienza alla famiglia che viene per passare un periodo di tranquillità a, diciamo, chi è più esperto che voglia fare delle situazioni anche di arrampicato, di cose un po' più importanti. Un'altra delle cose molto importanti, una caratteristica di Bobbio, è quella legata al mondo dell'agricoltura, che da sempre ne è parte fondante, tant'è che al di là di quello che è la realtà, diciamo, di bassa quota, abbiamo in alta quota 8 alpeggi che contribuiscono moltissimo al mantenimento della biodiversità di queste zone. È un piccolo comune di montagna che però ha tutti i servizi, alla recettività, ai negozi, alla farmacia, alle poste, insomma ha un po' tutti quei trasporti, perché tutti i giorni partono dei pullman di collegamento verso Pinerolo e Torino. Vi aspettiamo sicuramente a Bobbio per vivere un'esperienza di relax, di tranquillità che vale per tutti, diciamo, partire dalla famiglia al professionista che vuole invece scalare le nostre montagne. Più di 500 km per le vostre bici, le bici elettriche, sentieri, rifugi alpini, alpeggi, cibo e natura e tantissima cultura. Tutta la valle vi accoglie con la cultura, la natura, lo sport. Il palazzetto del ghiaccio di Torre Pellice da quest'estate sarà aperto e siamo pronti ad avervi nelle nostre valli per le vostre vacanze, per i vostri weekend di relax. Abbiamo la voglia di farvi scoprire tutta la nostra tradizione valdese, la nostra cultura. Un nuovo progetto chiamato Up Slow Tour, 500 km per l'esperienza delle bici elettriche. Ci saranno 15 anelli, quindi 15 giornate per visitare tutta la Val Pellice in ogni sua parte, in ogni sua vallata, anche quelle limitrofe, quelle laterali, e divertirvi in tanta sicurezza, tanta cultura, tanta natura, buon cibo in Val Pellice.